Il tempio di Efesto è situato in cima ad una collinetta alta circa 60 metri che domina l'Agorà, l'antico centro della vita pubblica di Atene. È stato edificato in stile dorico nel 449 a.C., noto anche con il nome di Teseion, Tempio di Teseo, ma in realtà è l'Efaisteion, citato nelle opere di Pausania, scrittore e geografo greco del secondo secolo d.C. Era dedicato al culto di Efesto, dio del fuoco, delle arti e del metallo, e per questa ragione venne edificato nel quartiere dei fabbri della città. È l'unico tempio dell'antica Grecia meglio conservato, grazie al fatto che nel periodo bizantino venne trasformato in chiesa intitolata a San Giorgio intorno al 450 d.C. Il colonnato e i frontoni furono lasciati intatti, mentre la cella dove erano conservate le statue degli dei fu adattata al nuovo culto. In particolare, il soffitto originario, che era in legno, fu modificato con una copertura a volta e furono eliminate le due file di colonne che dividevano l'interno della cella in tre parti. Purtroppo scomparvero per sempre anche la statua in bronzo di Efesto e quella affiancata di Atena, opere illustri dello scultore Alcamenes. Come nel Partenone, sul muro della parte interna, corre un fregio con combattimenti contro centauri ed altri esseri mostruosi. Se si osserva bene, però, si possono vedere le tracce dei vivaci colori che esaltavano le scene scolpite. Anche le metope, le lastre che sorreggevano il tetto, erano scolpite con basso rilievi che raccontavano combattimenti mitologici, le fatiche dei due eroi Ercole e Teseo. Dalla terrazza del tempio si ha una bellissima vista sull'Agorà, sull'Acropoli e sul quartiere di Monastirichi.